Proxy is the name, proximity mine is the game. Ciao ragazzi, sono Gernan, benvenuti su Exego Official per questo nuovo video. Finalmente starta la rubrica dedicata interamente ai mercs, detti anche mercenari di Dirty Bomb. Avrete capito che oggi parleremo, ragazzi, di questa donzella che è veramente una gnocchetta proxy. Però prima di tutto volevo illustrarvi un po' come erano suddivisi nelle varie categorie questi mercs, perché non è che ci ho speso tante parole. Vi sto mostrando un'immagine presa direttamente dalla pagina ufficiale wiki di Dirty Bomb, dove vedete queste 5 categorie, ovvero Recon, poi ci sono ingegneri, o ingegneri fate un po' come vi pare, Fire Support, Medic e Assalto. Queste sono le 5 classi dove cadono ognuno di questi PG, ragazzi. Dovete giocare il ruolo, ognuno di questi merc ha un ruolo ben preciso e dovete giocarlo alla grande in partita, se no altrimenti andate a fare un TDM su Battlefield 4 oppure su COD e chi si è visto si è visto. Qua se non giocate il ruolo vi insultano durante le partite e veramente, cioè, le fanno, si incazzano, eh? Cioè proprio qua la gente gioca per vincere, gioca per divertirsi. No, devo dire che è veramente facile capire queste cose, sono abbastanza intuitive, però io parlo di tutto ciò anche pensando che molti di voi hanno scaricato il gioco 20 minuti fa o l'altro ieri, che insomma fa lo stesso. Proxy, perché parto da proxy? Perché è il primo meccanico che hanno introdotto ed è il meccanico, l'unico penso, che costa solamente 30.000 ed è il primo secondo me che dovreste comprare. Il meccanico perché è fondamentale? Perché è quello che va, o meglio dovrebbe andare sempre diretto sull'obiettivo, in quanto ripara, disinnesca e planta le bombe in modo molto più veloce degli altri BG, ma tanto di più, ragazzi, cioè proprio ci mette un attimo rispetto a qualsiasi altro merc. Infatti, cioè, non vi mettete a riparare con un medico, un mezzo, se no vi prendete gli insulti del server, veramente non fatelo, piuttosto fatevi il culo per coprire il meccanico di turno che dovrebbe, ripeto, dovrebbe andarci, perché poi li vedi questi, con sti meccanici che vanno in giro per la mappa a farsi i cazzi loro, ma andannate, dovete riparare, c'avete la fiamma ossidrica, c'avete l'iPhone per splantare, io dico, vabbè, lasciamo perdere. Vi dicevo comunque, i meccanici hanno questa abilità passiva, sono gli unici ad avere un'abilità passiva, almeno al momento, che si chiama Objective Specialist, appunto, che gli consente di riparare i cazzi e mazzi e splantare molto più velocemente degli altri. Proxy, arriviamo a Proxy. Proxy è una donnina molto veloce, quindi ragazzi, i PG si dividono in veloci con pochi HP, con pochi health point, oppure lenti con tanti health point, tipo Rhino. Rhino è il top, no? È grosso, non si muove, è un ciccione, lui si mangia le salsicce, sta lì gigantesco. E invece per esempio Proxy, Aura, sono quelle più smilse che corrono, che so, delle sette. Quindi dovete anche cambiare il modo con cui giocate, con cui approcciate la partita, ragazzi, con questi merc, perché se avete un PG che ha poca vita ma è molto veloce, beh, dovete muovervi come le bisce per cercare di doggiare i colpi dei vostri avversari. Ma questo sicuramente l'avete già capito da voi. Ma arriviamo finalmente a Proxy. Ecco qui le statistiche: 450 di speed, è velocissima, è una saetta più veloce di Lash, solamente Aura e Sparks, che praticamente prima di diventare Mercs e Dirty Bomb facevano le 100 metriste. No, sto scherzando. Poi 90 di vita, avevo già detto ovviamente che i PG che corrono hanno poca vita, qua siamo quasi al minimo, perché sempre riguardante Aura e Sparks, quelle hanno 80 ed è il minimo, lei ha 90. Comunque 90, ragazzi, siete leggerini, dovete stare attenti a prendere un po' dei colpi, perché se no so dolori. Vedete, vabbè, ripara in fretta e poi ha le mine. Infatti Proxy, come qualche altro PG, perché la maggior parte dei merc hanno solamente un'abilità base, Proxy invece ne ha due, appunto le mine, che sono considerate un'abilità che c'ha solo lei, le proximity mine, e poi ovviamente quella che vi ho già detto essere un'abilità passiva, ovvero l'objective specialist. Comunque, ragazzi, è davvero un PG fantastico, io l'ho usato tantissimo, soprattutto all'inizio. Adesso ultimamente sto usando altri meccanici come Fletcher,
come Bushwalker, perché comunque sia sono un po' più, no? Cioè, se imparate a utilizzarli ci fate magari un po' più di stragi. Proxy è molto semplice da utilizzare, perché una volta che hai piazzato due mine poi si tratta di sparare come tanti altri merc. È molto semplice. Proxy, Skyhammer sono abbastanza semplici da utilizzare, perché la loro abilità base è easy da utilizzare, non vi richiede chissà cosa. Dovete o piazzare una mina o tirare una strike, ok? Molto semplice. Comunque, ripeto, è fantastico. Le mine poi potete utilizzarle come in questa clip qui, anche per offendere, cioè la buttate addosso all'avversario e poi ci sparate sopra e bam, perché fanno un danno cane, eh? Cioè, ragazzi, se ci passano sopra proprio si disintegra, esplode. Quindi ovviamente dovete anche imparare a piazzarle come tutti i vari FPS, ma qui con un po' di esperienza, insomma, si fa tutto. Adesso parliamo del loadout, ragazzi. Come in ogni recensione vi spiegherò quali sono secondo me le carte migliori. Per vedere tutte le carte di ciascun PG basta che andate nella sezione loadouts, ragazzi, nel gioco, ok? Andiamo su proxy e vediamo le 9 carte. Ragazzi, sono 9 le carte che hanno 3 perk per ciascun PG, sono solamente 9. E le carte argento, oro e cobalto sono le stesse delle bronzo, cioè non è che hanno carte particolari con combinazioni di armamentario e perk differenti. No, sono le stesse, quindi lo ripeto per l'ennesima volta, perché c'è ancora chi dice che questo è un pay to win, che le carte oro sono troppo più forti di quelle bronzo. No, è una puttana. Quindi non è vero. Allora, vedete che Proxy ha 3 armi base, ovvero Lodgefire, che è un mitrino, ragazzi, che è fortissimo, spara velocissimo e fa un danno medio, però veramente forte. C'ha 45, se no 50 colpi, ecco, 50 colpi, non mi ricordavo. Comunque, sempre sulla pagina ufficiale Wiki The Dirty Bomb trovate tutte quante le statistiche. Poi ha 2 fucili a pompa, il Remburg e quest'altro fucile a pompa All Lounge, c'ha un nome improponibile alcuno di questi. Le carte migliori, ragazzi, ve le faccio vedere. E sono: la prima, più forte in assoluto, è questa qui. Così almeno se vi capita, se la tradate o se la trovate, sapete se quella carta è valida o meno. È la più forte perché ha l'armamentario più forte in quanto a Lodgefire, e l'MP400, che è la mitraglietta secondaria, che è fortissima, ragazzi. Fa 12 danno, mi sembra, fa tanto danno comunque. Se ho fatto HS veramente tira di giù pure i fragger con sta secondaria. E poi ha dei perk che non so niente di che, tranne uno, Double Time, che consente di ricaricare in corsa. È veramente una gran bella cosa. Quindi questa qui, a mio avviso, ma penso sia anche un dato oggettivo, è la carta più forte, ragazzi, di Proxy. Seconda carta che non è niente male è Remburg, vedete si chiama R22, praticamente i numeri non so da cosa derivino, ma le iniziali derivano dall'arma principale, R sta per Remburg. Con il Remburg, il Tolen, che è una versione un po' diversa rispetto all'MP400, comunque è molto forte anche il Tolen. E poi ha dei bellissimi perk, perché comunque sia, ragazzi, ha il Flying Pig, vabbè, praticamente quando caschi dall'alto ti fai meno male. Double Time sempre consente di ricaricare in corsa. E il Looter, che è un perk fighissimo, praticamente, ragazzi, quando killate un medico e lo finite, vi dropperà per terra un piccolo, una piccola sacca medica e vi curerà di un tot. Non come quella grossa di So Bonnets, per intenderci. Mentre tutti i support, i far support, vi molleranno a terra un piccolo sacchetto di munizioni. Ecco perché si chiama looter, appunto, che lootate i vostri, lootate si dice, lootate, che bello, i vostri avversari. Poi ce ne sono altre di carte ovviamente che non sono male. Beh, una sicuramente è questa qui, che veramente mi piace troppo, perché c'è il Guardian Angel, che è un perk praticamente che vi avverte se vi sta arrivando un bombardamento sulla testa. Il Driller, fighissimo, consente di ricaricare più velocemente il 20%, che non è male per niente. Più il Quick Draw, cioè tirate fuori l'arma primaria o la secondaria in modo molto rapido. Questa è, se siete skillati, è vero che non avete una mitraglietta come secondaria, ma avete la Deagle. Se siete skillati con sta carta, vi sciallate alla grande. Poi avete pure la mazzata cricket, se volete far venire il mal di testa a qualcuno. Poi, vabbè, ci sono quelle lì, appunto, con il fucile a pompa improponibile, l'Hollands, tipo questa qui, che dovrebbe essere quella che ho io d'oro. Ah, a proposito, vi faccio vedere le carte che ho io di proxy. La mettiamo qui, ad esempio. Eccole qua, sono queste qui. Sono, cioè, no, 2 d'argento e una d'oro. Le 2 d'argento, appunto, sono quelle che vi ho detto essere più forti. Vabbè, perché non ti ha... Andiamo qua, che è meglio. My Loadout Scars, ecco, fantastico. Questa qui, ragazzi, che è un bijou questa carta. Addirittura è in carbonio, quindi è veramente figa. Con Remburg dovete rushare come dei pazzi, e non è che potete stare lì, perché è un fucile a pompa il più forte close range, però c'è uno spread assurdo, quindi la rosa si allarga subito. Ecco, questa è quella più forte, vi ho detto, con Lodgefire, che è questo mitrino che sembra un MP5K. E poi c'ho questa qui d'oro con la camo proprio tamarrissima, proprio GGVP, e il Tolen. Questa, anche questa carta qui non è male,
ha un buon armamentario, i perk non sono niente di che. Niente ragazzi, anche per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Ecco, una cosa vi chiedo, fatemi sentire che ci siete, lasciatemi un bel like, io adoro questo gioco, adoro trattarlo, cioè veramente è pieno di contenuti di cui parlare, sui quali ci possiamo confrontare, è fantastico, è un gioco perfetto secondo me per questo canale. Quindi intanto mi arrivano i messaggi sì sull'iPhone, fatemi sentire che ci siete, commentate, scrivetemi qualcosa ragazzi, ci becchiamo alla prossima, vado a piazza 2000, bella.